Ciao a tutti, andiamo. Benvenuti o bentornati sul canale, io sono Paul Leonard e oggi siamo in un nuovo episodio di Pokémon Rosso. Dunque, la volta scorsa eravamo rimasti, come vi avevo detto, che avrei interrotto a metà l'episodio della scorsa volta con il nostro arrivo proprio qui davanti all'ingresso dell'ascensore, ora che avevamo trovato la chiave d'accesso dell'ascensore. Quindi direi che ripartendo da qua possiamo avviarci verso il piano in cui si trova il capo del Team Rocket e gli ultimi sfidanti membri del Team Rocket. Ma prima voglio giusto dare un'occhiata in giro per controllare di non aver perso niente. E infatti qui per esempio per poco non ci perdevamo questo incontro con quest'altro membro del Team Rocket. Ti sei perso, piccola peste? Non saprei, non proprio. Però so chi è che fra poco avrà perso. E vai, Rocket sta per usare Coffin. Cambiamo Pokémon, si dire di sì. Questo lo facciamo scontrare contro il nostro Butterfree, il nostro piccolo buddy buddy here. E vai, sarà livello 26. Ah, puoi imparare altre futuri, no? No, però tanto a me non ci serve. E vai. Perché? Perché sì. Lui l'avevamo già battuto, infatti non osa nemmeno entrare in contatto visivo con lui. Qui salviamo. Di qui ci siamo già passati. Sì. Qui ci siamo già stati. Perciò non ci resta altro che andare all'ultimo piano. Direi che non abbiamo altro da fare che avviarci verso i nostri prossimi e ultimi incontri con i membri del Team Rocket, almeno per adesso. Oh, ma guarda un po'. C'è un altro strumento, ma non abbiamo spazio per nient'altro. Allora qualcosa ce lo dobbiamo togliere subito di torno. Cosa potremmo fare? Cosa ci potremmo levare di torno? Doppiatore, no, ventagliente, mm.
MT-07 che insegna per Four Corners, la possiamo togliere perché tanto non ci serve a nulla. Non abbiamo alcun Pokémon che possa impararla, per cui... Oh, ferro, visto che ne valeva la pena di scartare quel oggetto lì, questo lo diamo subito al nostro amico Charmeleon barra Rekkeg, qui. Difesa di Rekkeg sale, benissimo. Già che ci siamo... Oh, manca pochissimo a livello superiore, quindi... Visto che mancano solo 198 punti a livello successivo per Charmeleon... Direi che possiamo approfittarne subito. E ne approfittiamo subito facendolo combattere contro i prossimi nemici qui. Sei tu che hai rovinato i nostri piani a Monteluna. Vediamo un poco. Ah, Senshiryu. Non volevo fare proprio questo, ma vabbè. E vai. Bene, molto bene. Sta crescendo abbastanza bene il nostro Charmeleon qui. Vogliamo cambiare Pokémon? Ma sì, direi di sì, visto che lui ci manda in campo uno di tipo veleno. Allora noi contrattacchiamo con uno di tipo coleottero, ma che conosce mosse di tipo psico. E lo mettiamo subito KO. Super efficace, e vai. Ah, Sandslash. Questa volta dobbiamo stare ancora più attenti di prima. A non sbagliarci di mosse. Per poco non ci mette la KO. Ah, cazzo, no. Scusate, me ne ero completamente scordato che gli attacchi di tipo roccia sono deboli contro quelli di tipo terra. Per fortuna si è concluso tutto per il meglio, per cui adesso direi che non dobbiamo esitare oltre, né tantomeno aspettare oltre, e dare tutte le caramelle rare trovate finora al nostro amico Rekkeg qui.
Oh, bene, a proposito di lacerazione. Come fai a non vedere la bellezza della nostra malvagità? Beh, di solito mi servono gli occhiali. Sarà per quello. Dunque, testiamo subito il nostro nuovo attacco. E direi che è particolarmente potente. Contro Senshryu dobbiamo mandare in campo Megan, che conosce mosse di tipo acqua, che sono super efficaci contro quelle di tipo terra. Mentre contro Arbok, che è la forma evoluta di Kekans, che è un Pokémon di tipo veleno, mandiamo di nuovo in campo sempre il nostro Buddy, qui, che con attacco confusione sbaraglia anche i nemici più agguerriti di tipo veleno. E vai, battuto. Aiaia. E come potete vedere, si è aperto all'istante il passaggio verso la prossima stanza, per cui direi di non esitare oltre. Ed incontrare il nostro signor Giovanni qui. Sono davvero sorpreso che tu ce l'abbia fatta ad arrivare fino a me. Giovanni vuole lottare. Dunque, cambiamo subito Pokémon e mandiamo contro Onix. Ma sì, Megan. Anche se preferivo usare Geodude questa volta perché le mosse di tipo roccia, come abbiamo detto poco fa, non sono molto efficaci contro quelle di tipo terra, mentre al contrario quelle di tipo terra sono efficaci contro quelle di tipo roccia. E siccome Geodude conosce l'attacco fossa, questo avrebbe risparmiato anche a Megan il fatto di dover sopportare un attacco che è super efficace contro di lui, anzi contro di lei, perché per me Megan è una lei. Vediamo un po' chi usare. Pokémon di tipo erba e quindi i suoi attacchi sono super efficaci contro quelli di tipo roccia o terra o acqua. E lo stesso vale per Kangaskhan, se non mi ricordo male. No, mi ricordavo male. Pensavo, mi ricordavo a meno che Kangaskhan fosse anche lui un Pokémon di tipo terra, ma a quanto pare mi sbagliavo, mi ricordavo male io.
Per cui mi sa che ci conviene mandare in campo Geodude, che reagisce bene incassando i colpi, poi i colpi di Kangaskhan, appunto, che sono di tipo normale. Per pochissimo non stavamo per perdere Geodude. E vai, battuto. No, non può essere. Oh, sì, invece che può essere. Vedo che alleghi i tuoi Pokémon con molta passione. Il bambino però non capirebbe mai ciò che spero di ottenere. Questa volta ti farò passare. Spero che ci rincontreremo. Sì, spera pure che questo succederà molto presto di nuovo. Ho il presentimento. Spettro Sonda, abbiamo trovato la Spettro Sonda. Che cosa sarà mai esattamente questo aspetto sonda? È perfetto. La spettro sonda è quel oggetto che serve ad identificare gli spettri all'interno della torre Pokémon, dove riposano tutti gli spiriti dei Pokémon morti. Per cui direi che questo è il momento giusto per andare ad esplorare la Vandonia, dove si trova il cimitero dei Pokémon, perché è lì che bisogna andare ad usarla, la Spettro Sonda. Ma comunque questo non lo faremo prima di aver sfidato la capopalestra locale, Erika, che si trova a sud-ovest della città di Azzurropoli, cioè qua giù, dove per arrivarci ci serve l'aiuto del nostro amico Lashin qui, che conosce la mossa taglio per tagliare l'arbusto che ci blocca il passaggio. Ah, questa palestra è forte, è piena di ragazze. Guardone. Ok. Beh, comunque, signori, siccome si è fatto di nuovo ora, adesso, di interrompere la registrazione, perché siamo già arrivati alla seconda metà e alla fine della seconda metà
dell'episodio sull'esplorazione del nascondiglio dei Pokémon dei Team Rocket. Io direi che l'appuntamento di oggi può finire qui. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, non dimenticate di farmelo sapere mettendo mi piace o non mi piace se non vi è piaciuto al video. Grazie per tutti i commenti, le condivisioni e per la visione del video in sé. Mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al canale, anche alla pagina di Facebook e a tutti gli altri vari social che, come in ogni video, trovate in descrizione. Supportatemi sul Patreon se volete, è a vostra discrezione. E noi ci rivediamo sempre qui su questo canale alla prossima puntata della nostra avventura, nel prossimo episodio di Pokémon Rosso o di un'altra serie di video. Stay brave, stay Leonard, always. Ciao!